chiaramente stasera è stato più probante, anche perché la condizione fisica è quello che è, però proseguiamo negli esperimenti, soprattutto proseguiamo nella sopportazione dei carichi di lavoro, quindi ci tenevo a vedere la squadra come magari teneva il campo con una squadra che sta meglio di te, però penso che abbiamo fatto le cose buone, le altre cose meno buone, però bisogna tenere conto sempre del fattore stanchezza. Tra le cose buone può esserci questa intesa che sembra crescere tra Mancarone e Hernandez, che si completano abbastanza bene, Pastore che sembra non essersi mai finito, e tra quelle meno buone magari qualcosa da rivedere in difesa. No, ma lì è questione di distanze, è questione di meccanismi, sarei presuntuoso pensare che dopo 15 giorni di lavoro, per di più prettamente lavoro fisico, vada tutto bene, ma si vede magari, non so, Hernandez che si presenta 3 volte davanti al portiere, la palla è un po' lenta verso la porta, quindi significa che è una questione di gambe. No, è stato un test probante, come sarà quello di domani, come saranno le prossime partite, però i test probanti saranno fra un po'. Mister, un commento sul calendario: si esordisce in casa contro il Cagliari, poi si va a Brescia, l'Inter in casa e la Juve alla quarta fuori. Sai cosa c'è? Che questa domanda me l'aspettavo, quindi dovrei essere banale, quindi piglio solo atto del calendario, perché a chiunque gli fai questa domanda ti dirà la stessa cosa, che c'è il calendario difficile, che avere la terza e la quarta a giocare già con le squadre così grandi, però penso di piglio solo atto, il calendario è quello, onestamente se la facessi io non saprei neanche come farlo, quindi pigliamo solo atto del calendario. Non è comunque una battuta sul fatto che si inizia abbastanza forte, perché alla terza e alla quarta ci sono Inter e Juventus di fila, questo cosa può cambiare qualcosa dal punto di vista del calendario di queste prime giornate? Potrebbe dare qualche difficoltà in più secondo lei avere due big match uno accanto all'altro? Chiaro che le prime giornate magari c'è il rovescio della medaglia, magari queste squadre non sono rodate, che poi sono rodate perché vanno a fare già chi la Supercoppa, addirittura la Juventus è iniziato prima di noi perché c'è preliminari UEFA, quindi troverai delle squadre pur con il loro valore molto ma molto in palla, però bisogna giocarle le partite, quindi è inutile fare tutti questi discorsi, speriamo di arrivare al punto giusto. L'ultima cosa, nella scala di valori quanto sarà importante il derby, visto quanto ci tengono i tifosi e che negli ultimi anni, lui ovviamente ne ha giocato soltanto uno sulla panchina del Palermo, è andata davvero male. Ma il derby, io lo so quanto ci tengono i tifosi, e il derby non è una partita come le altre, il derby però è un campionato all'interno del campionato, quindi non penso che bisogna pensare adesso al derby, adesso bisogna pensare all'allenamento di domani. Derby ci cominceremo a pensare, ci pensiamo già nel momento stesso che è finito quello dell'anno scorso, sapendo che quest'anno ce ne saranno altri due.